Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. Dopo la giornata di festa di ieri, oggi giorno dedicato al ricordo dei defunti, la paura del contagio da Covid-19 ha dimezzato le presenze nei cimiteri un po' in tutta la regione. Noi adesso andiamo a Teramo, dove l'amministrazione comunale ha fatto una promessa alla cittadinanza: dal prossimo anno le zone inagibili del cimitero monumentale di Cartecchio saranno definitivamente ripristinate e fruibili. Andiamo a vedere il servizio di Tania Bonnici Castelli. Nel giorno dedicato ai defunti c'è poca gente al cimitero Cartecchio di Teramo. La pandemia e soprattutto il timore del contagio hanno tenuto lontani i teramani dalle consuete e affollatissime visite ai cari estinti. Nessuna messa oggi nella cappella cimiteriale, solo la benedizione del vescovo Lorenzo Leuzzi e i fiori deposti dal sindaco Gian Guido d'Alberto ai morti di guerra. Ma c'è una novità. Questo sarà l'ultimo anno che il cimitero monumentale avrà ancora i padiglioni inagibili e chiusi alla cittadinanza. Inizia infatti il ripristino definitivo delle zone lesionate dagli ultimi terremoti. È l'ultimo anno che ci sarà, almeno per quanto riguarda la ricostruzione, l'accesso assistito. Fin dal primo incontro con il commissario Legnini e con Angelo Borrelli abbiamo rappresentato la situazione del comune di Teramo e di tanti altri comuni, dove non ci sono dei fondi stanziati per la ricostruzione sui cimiteri. Allora abbiamo lavorato affinché si intervenisse d'intesa tra commissario della ricostruzione e protezione civile per intervenire con una messa in sicurezza che consentisse però di accedere, quindi degli interventi che anche dal punto di vista economico, come ci dirà Giovanni, sono più convenienti rispetto ad un intervento più strutturato legato solo e esclusivamente ad una messa in sicurezza. La notizia che vogliamo dire ai nostri cittadini che si entrerà, insomma, con i caschetti all'interno dei padiglioni chiusi e si potrà entrare tutti i giorni. Il progetto di messa in sicurezza e di contemporaneo ripristino dei padiglioni inagibili del cimitero monumentale di Cartecchio di Teramo costerà 850.000 euro ed è imminente l'inizio lavori. Questa procedura posso garantirvi che forse, se non la prima, è la seconda in Italia dove, attraverso l'interlocuzione tra Protezione Civile e Commissario per la Costruzione, si è proceduti non a una messa in sicurezza e poi al ripristino, ma bensì direttamente al ripristino, perché siamo riusciti a far fare una progettazione che certificasse, diciamo, il valore del passaggio diretto alla ricostruzione ex novo dei padiglioni attualmente inagibili rispetto ad una messa in sicurezza. Quindi, anziché appesantire le casse dello Stato, appesantire le casse della ricostruzione con due passaggi che in qualche modo erano poi uno successivo all'altro, lo facciamo direttamente con ovviamente la soddisfazione non solo nostra ma dell'intera città. E definisce veramente un percorso deprimente, definiamolo così, di venire al cimitero e non poter accedere a poter fare un saluto a un proprio defunto, a un proprio caro in totale sicurezza. Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha dichiarato questa mattina alla Camera che il quadro epidemiologico nazionale è critico. Per questo arriveranno nuove restrizioni entro mercoledì, mentre parallelamente dovrebbero arrivare anche aiuti per i settori danneggiati dalla crisi. Nel frattempo prosegue il confronto con le regioni. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Non vi può essere alcun dilemma tra la protezione della salute individuale e collettiva e la difesa della nostra economia. Tanto più saremo efficaci nel piegare la curva dei contagi, tanto più velocemente potremo allentare le restrizioni oggi necessarie, evitando così un deterioramento insostenibile del nostro tessuto economico e sociale. Il Premier Conte annuncia nuove restrizioni. Al termine della complicata conferenza Stato-Regioni, il Presidente del Consiglio questa mattina ha parlato alla Camera dei Deputati, dipingendo un quadro epidemiologico critico in Italia. Il quadro epidemiologico nazionale ed europeo appare particolarmente critico. La pandemia corre inesorabilmente e impetuosamente in tutto il continente, costringendo ciascun paese a individuare e adottare misure progressivamente più restrittive.
Per questo Conte ha annunciato che prima di mercoledì arriveranno nuove limitazioni volte a contenere i contagi. Saranno indicate tre aree con tre scenari di rischi e si prevede il coprifuoco serale e limitazioni per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni. Inoltre è prevista la didattica a distanza integrale per le scuole di secondo grado, mentre chiuderanno mostre e musei a livello nazionale e i centri commerciali nei weekend. I lockdown locali, invece, ovvero quelli riferiti a sole porzioni di territorio nazionale, saranno imposti da ordinanze del Ministro della Salute Speranza. Prevediamo di introdurre ulteriori disposizioni restrittive, graduandole di intensità e severità in proporzione al coefficiente di rischio. Questo pomeriggio è previsto il passaggio in Senato, mentre Conte promette aiuti, a partire dalla cassa integrazione, per far fronte alla crisi economica. Anche a fronte di queste ulteriori limitazioni, d'accordo con il ministro Gualtieri, con il ministro Patuanelli, stiamo già lavorando per compiere, realizzare, perseguire ogni azione utile per ristorare e sostenere i settori colpiti, e per questo appunto cercheremo di concretizzare queste erogazioni in termini di ristori e indennità al più presto. In conclusione, il Premier ha invitato tutti, opposizioni comprese, all'unità. Restiamo uniti in questo drammatico momento, a dispetto delle diverse idee, convinzioni, in nome dell'unità, dei valori che sono a fondamento della nostra convivenza, del nostro quadro costituzionale. Nessuna contraddizione né confusione tra venerdì pomeriggio e domenica. In Abruzzo sono stati ricoverati complessivamente 66 pazienti con tampone positivo al Covid. È stata questa improvvisa e imprevedibile impennata ad aver saturato i posti letto che erano stati riservati all'emergenza, così come riferito dal presidente Marsilio. Questo però non significa che nei nostri ospedali non ci sia più posto per accogliere i malati. Sono infatti immediatamente scattati i protocolli di sicurezza per la rimodulazione temporanea dei posti letto in altri reparti della nostra rete, così come avvenuto nella prima fase dell'emergenza. E quanto puntualizza l'assessore alla sanità regionale Nicoletta Verì. Spiace, aggiunge l'assessore, dover rispondere alle polemiche del centrosinistra. L'azione del governo regionale fin dall'insediamento è improntata alla massima trasparenza e continueremo a spiegare ogni giorno agli abruzzesi come stanno le cose senza nascondere nulla. Ai nostri concittadini, continua la Verì, vorrei ribadire che la Regione è costantemente al lavoro per monitorare la situazione e far fronte all'evoluzione della pandemia, assicurando a tutti le cure necessarie, così come è avvenuto finora. Inevitabilmente si sono verificati disagi e disservizi, conclude l'assessore, soprattutto in alcune aree dove in poche ore si sono registrati centinaia di contagi, ma vorrei ricordare a tutti che stiamo affrontando la peggiore emergenza sanitaria degli ultimi 100 anni. E adesso le proteste dopo i titolari dei bar, ristoranti e delle agenzie di viaggio. Oggi sono scesi in strada i titolari di palestre e centri danza per una protesta pacifica contro il DPCM che penalizza, dicono, l'intero settore. Andiamo a vedere cosa è accaduto a Pescara nel servizio di Paolo Renzetti. Titolari di palestre, centri danza, centri culturali oggi manifestano a Pescara contro questo DPCM che ha chiuso tanti centri sportivi della nostra regione. Una protesta silenziosa ma significativa. Sì, la nostra protesta come vedete è pacifica e statica, quindi rispettando come nostro solito tutte le regole, tutti i protocolli che ci vengono imposti. E io sono proprietaria di una scuola di danza che ha due sedi, una delle quali è all'interno di una palestra, per cui siamo totalmente penalizzati. E questo è il nostro lavoro e lavoriamo per dare benessere, per iniettare un po' di arte, un po' di cultura nelle persone, nei bambini che sono i nostri maggiori fruitori. E questa seconda chiusura l'abbiamo sentita particolarmente perché ha riguardato non solo noi, ma quasi solamente noi, quindi chi in realtà
dà la salute e non la toglie. Abbiamo fatto anche di più di quello che ci è stato richiesto pur di continuare a lavorare, pur di dare una parvenza di normalità a tutti, ai bambini, ai genitori e a noi stessi anche. È stata una chiusura totalmente ingiustificata e non ce ne capacitiamo. Noi della danza soprattutto chiediamo di essere riconosciuti, perché come si è potuto vedere nell'ultimo DPCM la parola scuola di danza non è proprio stata considerata. Noi ci abbiamo messo diversi giorni a capire se facevamo parte delle palestre, dei centri sportivi, delle associazioni culturali, ci abbiamo messo veramente tanto. Milioni di bambini fanno danza, quindi non considerarci è stato proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La nostra categoria è una categoria molto rispettosa, molto pacifica, non credo che ci siano mai state manifestazioni di scuole di danza, ma questa volta l'abbiamo proprio sentito tanto. Infatti siamo scesi qui in piazza appunto per rivendicare i nostri diritti, più che altro per farci sentire e dire noi esistiamo e le nostre attività sono essenziali, non sono superflue, come ci è stato detto. È in prognosi riservata, in condizioni che vengono definite gravissime, il 16enne di Magliano dei Marsi in provincia dell'Aquila, vittima ieri di un incidente mentre era incordata in località Pietracamela nel versante Teramano del Gran Sasso. Il 16enne lotta tra la vita e la morte al reparto di rianimazione dell'ospedale di Teramo. Il giovane ieri sera è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico durato alcune ore per i gravi politraumi, in particolare al cranio, al torace, al bacino e all'addome. Intervento effettuato da un team chirurgico multidisciplinare, in buone condizioni ma sotto shock invece il 27enne che stava scalando con il giovane marsicano collega alpinista, che avrebbe visto precipitare rovinosamente, probabilmente per problemi al gancio e alla corda. Secondo quanto si è appreso, il 27enne era un punto di riferimento per i 16enne che ha perso entrambi i genitori. E ancora, percepivano il reddito di cittadinanza ma avevano lavoro, case e immobili di proprietà. Un totale di circa 95.000 euro guadagnati indebitamente da 9 persone scoperte dalla Guardia di Finanza d'Ortona, che è riuscita a scovare i furbetti grazie all'incrocio delle banche dati. Così i finanzieri hanno scoperto che gli stati di indigenza dichiarati alla base della concessione del reddito di cittadinanza erano in gran parte fittizi e non corrispondenti dunque alla realtà. Le 9 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria e segnalate alla direzione provinciale INPS di Chieti per l'immediata revoca del beneficio e l'attivazione del recupero delle somme indebitamente incassate. Voltiamo pagina. L'Abruzzo, come tutta l'Italia, piange la scomparsa del grande attore Gigi Proietti. Se n'è andato nel giorno del suo 80esimo compleanno. Da giorni era ricoverato in una clinica romana per problemi cardiaci. Proietti era legato a doppio filo con l'Abruzzo, nel quale aveva iniziato la sua carriera, ed è stato direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo. Tanti gli attori giovani, anche abruzzesi, tra gli altri Lino Guanciale, che ha formato nel corso della sua lunga carriera. Il ricordo nel servizio. Armando, parlate! Non sembra voi siate malata! Non sempre vi siete lavata, Una vita spesa fra palco e realtà. Gigi Proietti, l'ultimo colpo di scena, l'ultimo applauso, se l'è preso proprio il giorno del suo 80esimo compleanno. Mentre tutta l'Italia lo stava celebrando per il traguardo appena raggiunto, e lui lottava tra la vita e la morte in una clinica romana per problemi cardiaci. Capace di passare dal tragico al comico con una naturalezza propria solo dei grandissimi, Proietti è stato più di un attore. È stato un maestro per tante giovani generazioni che si sono nutrite del suo talento. Con l'Abruzzo c'era un legame forte, non soltanto per la contiguità geografica con la sua Roma. Ha mosso i primi passi da attore proprio all'Aquila, nel TSA, di cui poi divenne direttore a cavallo fra gli anni 80 e 90 e ancora nel 2000, quando il TSA si costituì come Teatro Stabile d'Abruzzo, ente teatrale regionale. Il suo ritorno all'Aquila avvenne nei primi giorni dopo il terremoto del 2009 e fu commovente, proprio nei luoghi che aveva vissuto e che non riconosceva più, spazzati dalla furia di quella
quella notte. Il premio Flaiano gli fu consegnato a Pescara nel 1993 per la migliore interpretazione nel film Un figlio a metà e poi nel 2000 per la sezione teatro con l'interpretazione dei dialoghi di Platone. Due dei tanti pezzi di bravura dell'ultimo dei mattatori dei palcoscenici italiani, di un attore capace con la sua sola presenza di riempire la scena e di calamitare l'attenzione del pubblico. Come riesce a fare in questo breve filmato recuperato dagli archivi dell'Associazione Bersaglieri di Pescara, in cui dal celeberrimo baule di A me gli occhi please estrae un cappello da bersagliere e dedica una poesia di Trilussa alla sfilata che si sarebbe tenuta a Pescara per il 44esimo raduno del 1996. Eccola qua, io la apro e tiro fuori dalla cassa gli oggetti che mi servono per lo spettacolo. Per esempio tiro fuori cappelli di vario tipo. Ecco, guardate questa piuma per esempio, questa è una piuma da cappello di Guascone o di Cirano, di Bergerac, o questa piuma per esempio, beh questa è un'altra piuma, questa è la piuma, il piumaggio, non so come si può dire, del cappello dei Bersaglieri. Dice, ma che c'entra il cappello dei Bersaglieri col mio spettacolo? C'entra, perché in questo momento adesso a Pescara si sta svolgendo il 44esimo raduno nazionale dei Bersaglieri e per l'occasione si terrà un concerto di fanfare dei Bersaglieri e io non posso essere lì perché sto qui, non ho il dono dell'ubiquità, perlomeno fino ad ora, però posso dedicarvi un pensiero, un sonetto di Trilussa. Appoggio un attimo il cappello, inforco gli occhiali perché a quest'ora, a quest'età comincia a fare un po' scuro ed eccolo qua. Questo sonetto si intitola La Volpe Antimilitarista. Un cappone diceva, stamattina che ho veduto passare i bersaglieri m'è venuta la pelle de gallina. Quanti figli de madre ci avevano cuciti sul cappello. Va basti a dire che in testa a un colonnello ci ho rivisto le penne de mi padre, ci ho rivisto la coda d'un fratello. È una vera barbaria, strillò la volpe rivoluzionaria. Bisogna cominciare l'agitazione per abolire l'esercito in maniera de butta giù qualunque sia barriera fra nazione e nazione. Alza la voce tu, che c'hai coraggio. Se te decidi a demolire il riparo che t'hanno messo intorno al gallinaro, all'occasione te proteggerò. Appena trovò libero il passaggio, la volpe c'entrò subito e si intenne che il povero cappone organizzato morì ammazzato, ma salvò le penne. Un saluto cordiale e affettuoso a tutti i bersaglieri italiani. È stato tutto bene. E adesso la pagina dello sport, partiamo dal calcio di Serie B, stasera alle 21 impegno di campionato per il Pescara al Via del Mare di Lecce contro i Salentini, biancazzurri con tante assenze sia a causa infortuni che mancate convocazioni da parte di Oddo come quelle di Valdifiori, Galano e Asensio. La presentazione della gara nelle parole dei due tecnici Oddo e Corini, ascoltiamoli. Credere in quello che si fa, indipendentemente dalle problematiche che si hanno, non crearsi alibi e andare avanti per la propria strada. Questa è l'unica soluzione che conosco. È inevitabile dire che in questo momento abbiamo una marea di problematiche che non ti consentono di scegliere una linea che sia quella e quant'altro, e quindi bisogna sopperire a questo ma non crearsi allo stesso tempo alibi delle mancanze di quant'altro. È ovvio che quelle, lo sappiamo, ci sono, è sotto gli occhi di tutti, ma non bisogna piangersi addosso ma fare il meglio che si può. Lo sapete, io ho sempre grande rispetto per gli avversari, li guardiamo, li studiamo e cerchiamo di capirne anche i momenti che stanno vivendo, e non posso dimenticare che in questo scorcio di campionato il Pescara comunque ha pareggiato 0-0 col Chievo, che in questo momento è la squadra che sta facendo meglio, visto che ha vinto poi dopo aver perso quella successiva 4 partite consecutive. Abbiamo visto Pescara-Empoli, l'Empoli ha vinto sì 2-1, ma è stata una partita dove il Pescara ha lavorato bene ed è stato in gara fino al 95esimo, poi è venuta male la sconfitta di Reggio Calabria, la sconfitta di Venezia e di l'ultima col Frosinone, che l'hanno messo un pochino in difficoltà. Devo fare un po' di considerazione e poi sceglieremo gli uomini da mandare in campo al di là del modulo.
Ci puoi raccontare un po' che cosa ha visto nella squadra dopo questa settimana abbastanza turbolenta? Una squadra che ha in questo momento ovviamente poco entusiasmo, perché l'entusiasmo è sempre legato ai risultati, ma in tanti ragazzi ho visto voglia di riscatto, ho visto voglia di ritagliarsi un posto importante in squadra, di dare un contributo. E sono in tanti, sono in 27, non tutti hanno la stessa testa e ognuno reagisce in maniera diversa alle situazioni complicate e difficili. Hanno cambiato sistema, perché prima giocavano 4-3-2-1, poi 4-3-1-2, nelle ultime gare sono passati a un 3-4-2-1 e dunque hanno cercato di trovare un equilibrio diverso. È una squadra che però nei principi ha mantenuto inalterata la voglia di palleggiare, di provare a giocare. È una squadra che ha buonissima qualità tecnica nel valore complessivo della rosa, ha fisicità, hanno buone qualità anche nel gioco aereo quando vengono assaltati sulle palle inattive, e di conseguenza sappiamo che è una squadra che ha dei valori che magari in questo momento non li ha espressi, ma che ha giocatori di esperienza che la partita importante la possono sempre tirare fuori, e di conseguenza noi siamo consapevoli che abbiamo una grande opportunità, perché poi giustamente nel rispetto dell'avversario ci siamo noi che vogliamo andare a ottimizzare tutta la mole di lavoro che stiamo facendo, abbiamo la consapevolezza di aver lasciato qualcosa per strada e abbiamo voglia di andare a riprendercelo. E vi ricordo l'appuntamento di questa sera attorno alle 20:30 con Diretta Stadio per seguire la partita fra Lecce e Pescara. Andrea Costantini e Paolo Renzetti con gli ospiti in collegamento per appunto analizzare e seguire tutte le fasi della gara e del dopogara. Adesso andiamo invece a parlare di Serie C e del Teramo, secondo posto in classifica e miglior difesa del torneo. Sono questi alcuni dei numeri che restituiscono il campionato del Teramo, mai così convincente, proiettato verso il turno di riposo con la tranquillità dei 17 punti conquistati fino ad ora. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. 17 punti su 21 disponibili, soltanto 2 pareggi e 3 reti subite, 11 gol fatti, con 8 giocatori diversi e il vice capocannoniere del campionato con 4 centri. L'avvio sprint del Teramo in questo primo scorcio di campionato è tutto nei numeri, quelli che fotografano una vice capolista alle spalle della Ternana che si appresta a guardare tutti dalla TV domenica prossima, sapendo che mal che vada, quella posizione, la seconda, potrà al massimo essere raggiunta ma mai superata da nessuno, perché la sconfitta del Bari nel derby di ieri contro il Foggia ricaccia i Galletti al terzo posto, posizione nella quale ci sono l'Avellino a riposo ieri e una Turris che dopo il passo falso con la Paganese è andato a prendersi lo scalpo della Casertana. Già, la Paganese, l'ultima in ordine di tempo a cadere sotto i colpi di un diavolo che ha già piegato Palermo, Monopoli, Casertana e Juve Stabia oltre agli Azzurro Stellati. Merito di una condotta di gara, quella del Marcello Torre, fatta di attesa e affondi che hanno piano piano scardinato il fortino di all'ultimo assalto. La doppietta di Carlo Ilari fotografa la trasformazione di una squadra che rispetto all'anno scorso sembra consapevole di poter girare in ogni istante il destino dalla sua parte, esattamente come il centrocampista utilizzato non più nei tre d'attacco ma da mezzala e che nel suo ruolo naturale ha addirittura trovato una doppietta che lo porta a quota 4 sigilli in una stagione nella quale, quando ha segnato, il Teramo ha sempre portato a casa il bottino pieno. Segno con il Monopoli per aprire le danze, segno con la Casertana per chiuderle dopo il vantaggio di Iotti. A Pagani Ilari ha fatto tutto da solo, prima andando a prendersi il traversone di Di Francesco nel primo tempo e poi infilando il piede nella mischia per la zampata conclusiva. È stata una partita un po' diversa dalle ultime, nel senso che col campo pesante è chiaro che i valori tecnici vengono un po' meno e c'è tanta battaglia, tanta guerra, tanti contrasti. E niente, siamo stati bravi a metterla su quel piano. Nel primo tempo sinceramente abbiamo giocato un po' meglio dal punto di vista tecnico, abbiamo creato qualcosa di quello che avevamo provato. Poi nel secondo, dopo il pareggio, un attimo la partita si è un po' incattivita, ci sono state tante interruzioni, però come ho detto prima siamo stati lucidi fino alla fine e penso che il risultato sia giusto, insomma. È una partita che oggettivamente sembrava quasi pareggiata e invece ci abbiamo creduto fino alla fine.
la squadra che voleva a tutti i costi la vittoria, nonostante insomma le difficoltà, nonostante la stanchezza e nonostante l'avversario che era comunque di valore. E quindi bravi tutti e insomma ci godiamo questa vittoria. Adesso torneremo ad allenarci ancora più forte di prima in preparazione del Tour de Force che avremo nelle prossime settimane. E così va in archivio un'altra giornata positiva per i colori biancorossi, con Massimo Paci che, quando il diavolo tornerà in campo, potrà riavere tutto l'organico a disposizione, compresi Bombaggi, Costa Ferreira e Santoro, che sono mancati sabato sera. In più anche Soprano, ancora alle prese con l'infortunio post Coppa Italia, e Viero, che deve smaltire ancora il problema fisico. La trasferta di Catanzaro di mercoledì 11 novembre non è lontanissima e la cinquina rimediata dai calabresi a Terni potrebbe essere uno scotto che l'Avellino domenica prossima sconterà prima del Teramo, ormai sempre più lanciato nelle parti nobilissime del Girone C. Ed ora la Serie D senza reti, una delle poche gare disputate ieri. A Tolentino il Pineto impatta 0-0 in una gara che non ha riservato grandi emozioni. Sentiamo il servizio. In una delle poche gare disputate oggi nel Girone F finisce senza reti la sfida fra Tolentino e Pineto, che allo stadio della Vittoria hanno dato vita ad un match combattuto ma piuttosto avaro di emozioni. Poche le occasioni e giusto 0-0 tra marchigiani e abruzzesi. Prima del match il presidente della società di casa Romagnoli consegna una targa ricordo al patron del Pineto Brocco per l'amicizia tra le due società. Avvio di gara vivace con al terzo un colpo di testa di Salvatori che fa terminare la palla sopra la traversa. Biancazzurri ben messi in campo e che costringono i locali a partire da lontano. Al tredicesimo si infortuna Verdesi andando ad urtare nella caduta un cartellone pubblicitario. Dopo tre minuti l'attaccante ospite riesce a tornare in campo con una vistosa fascia sulla testa. Il match non regala però grandi emozioni, anche se al venticinquesimo Ruci ha una buona opportunità trovando sulla sua conclusione la deviazione di un difensore del Pineto. Al quarantesimo minuto Pierpaoli si infortuna e lascia il campo al 2001 Sabatini. Al 43esimo pallone perso in disimpegno degli abruzzesi con Minnozzi, che ne approfitta concludendo però centralmente fra le braccia di Mercorelli. Si arriva così fino al 48esimo senza ulteriori sussulti, con lo 0-0 che accompagna così le due squadre negli spogliatoi. Nella ripresa al quarto squadra di Amaulo pericolosa con un tiro di Della Quercia deviato in corner da Governali, ripresa che sembra più vivace della prima frazione di gioco. Al settimo Tomassini trova anche il gol del vantaggio per il Pineto, ma c'è l'annullamento per fuorigioco. Meglio la squadra del presidente Brocco nel secondo tempo. Si arriva poi al 14esimo che vede l'allontanamento dalla panchina del Tolentino del tecnico Mosconi per proteste. Spingono in questa fase di gara Palumbo e Soci, anche se al 28esimo c'è anche il pareggio dei gol annullati con la rete di Tortelli resa vana dal fallo commesso dal giocatore ai danni di un difensore pinetese. Al 31esimo tocco in area con la mano di Pepe con il direttore di gara di Loreto di Terni, che lascia proseguire fra le proteste locali. Si arriva così senza altri grandi sussulti nell'ultimo scorcio di partita, con i locali ora più determinati ma con il risultato che non cambia, e con lo 0-0 che alla fine può accontentare tutti. Tris per il Castelnuovo, che piega il Monte Giorgio 3-1 e si attesta al secondo posto in classifica sfruttando anche i tanti rinvii di ieri. Per la squadra di Guido Di Fabio la sconfitta di Castelfidardo di 8 giorni fa è già in archivio. Il servizio è di Stefano Recanati. Di Fabio recupera Titone, che parte inizialmente dalla panchina. In difesa c'è l'esordio dal primo minuto per il classe 2002 Olivi. A centrocampo out Basilico, a far coppia con Loviso tocca Bregasi. Cambia anche Di Mengo, che rispetto al pareggio contro il Notaresco lascia in panchina Lupoli, al suo posto Faye con Cucu ad agire sul fronte offensivo. Dirige Gianluca Catanzaro di Catanzaro. Inizio contratto da parte di ambedue le formazioni, con la prima occasione di marca locale con Stefano De Gidio, che si infila tra le linee difensive dei marchigiani, ma da dietro su di lui rinviene Perini, che salva porta e risultato. Ci provano gli ospiti a farsi vedere in avanti, ma attenta la gara difensiva dei padroni di casa, che ci riprovano al 16esimo minuto con Massimo Loviso. A lui è affidato un calcio di punizione dai 15 metri conquistata dai Mili, ma la conclusione dell'esperto centrocampista nero-verde fa solo la barba al montante orizzontale della porta difesa da Marani.
Si sblocca dal torpore iniziale la squadra del Vomano ed un minuto più tardi tocca a Degidio provarci in rovesciata, ma anche questa volta mancano i centimetri a dividere il Castelnuovo dalla rete del vantaggio. Fiuta il pericolo e Di Mengo che striglia i suoi, ma gli effetti però sono solo in un tiro dalla distanza di Cucù, presa in due tempi da Natale. Alla mezz'ora è ancora Castelnuovo con Degidio che questa volta si mette in proprio. Il 7 di casa recupera palla a centrocampo e da solo si porta a ridosso dell'area avversaria e da qui fa partire un missile con il pallone che strappa la ragnatela all'incrocio dei pali. Il gol libera la mente di Loviso e compagni e al ridosso del 40esimo vanno all'incasso per la seconda volta. Ripartenza fulminea, sbarbati Emilio Di Ruocco, l'esterno entra in area di rigore, salta di netto un avversario e con il destro deposita all'angolino basso. Il Castelnuovo non si accontenta e prima del fischio finale dei primi 45 minuti di gioco va vicino al terzo gol con Loviso che prova a sorprendere tutti dalla lunga distanza, ma Mariani devia quel poco che basta per negare l'Eurogol all'esperto centrocampista di casa. La ripresa si apre con il doppio cambio in casa, Monte Giorgio con Renzi a rilevare Mariani per la regola degli under e Lupoli a prendere il posto di un evanescente Fayet. Preme il Monte Giorgio per dimezzare lo svantaggio, ma la conclusione di Cucù è debole e imprecisa. Fiuta il pericolo il Castelnuovo che riprende a giocare in velocità e si vede subito al 17esimo quando Sbarbati si gira in un fazzoletto e calcia con il destro testando la reattività del neoentrato Renzi. E il preludio alla terza rete che arriva puntuale al 23esimo quando Degidio si avventa su un pallone vagante in area di rigore con un preciso raso a terra a battere l'estremo rosso-blu. Il triplice vantaggio dura solo 5 giri di lancette quando Trillini svetta più in alto di tutti in area di rigore e di testa mette in rete. Ci crede ora la squadra ospite che si spinge in avanti alla ricerca del gol ma lascia ampi spazi alle ripartenze dei locali che prima con Titone al 30esimo, poi Sbarbati al 32esimo non riescono a finalizzare. Cala l'intensità nell'ultima parte della gara con un gol annullato nel finale al Monte Giorgio ma il direttore di gara aveva già fischiato in precedenza un fallo di Lupoli su Terenzio. Finisce 3-1 per i padroni di casa che cancellano in modo perentorio la sconfitta di Castelfidardo e si godono il secondo posto virtuale in classifica in attesa dei tanti recuperi. Passo indietro in casa a Monte Giorgio dopo il pareggio interno contro il Notaresco. È tutto per questa prima edizione del TG6. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Diretta Stadio per seguire la partita fra Lecce e Pescara. I nostri servizi sono on demand su YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia, l'augurio di una buona giornata.